Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ho deciso di iniziare una serie di video di Q&A, e cioè di domande e di risposte basati sulle domande che mi avete fatto nei mesi passati e che secondo me è utile approfondire in video. Quindi se avete delle domande o delle curiosità che vorreste approfondire, magari scrivetele nei commenti e cercherò di darvi una video risposta. Adesso partiamo subito con la domanda di oggi, che è la seguente: quale acqua utilizzi per il tuo acquario? Questa domanda in realtà è più che giustificata, soprattutto perché credo di aver completamente trascurato questo aspetto nei video precedenti. Comunque io utilizzo un piccolo impianto di filtraggio ad osmosi inversa che potete collegare al vostro impianto idrico domestico in tutta semplicità tramite uno di quei rubinetti che si utilizzano per esempio per la lavatrice o per la lavastoviglie. Io per esempio ce l'ho sotto al lavandino, visto che comunque non ho la lavastoviglie, però in caso potete acquistare uno snodo e continuare ad utilizzare entrambi. In generale comunque ci sono due tipologie di impianti ad osmosi inversa: da un lato ci sono quelli a bicchieri, dall'altro invece quelli in linea come ce l'ho io. In ogni caso però il funzionamento di base è sempre lo stesso, e cioè l'acqua del rubinetto viene forzata attraverso una serie di materiali filtranti e alla fine otterremo acqua filtrata da un lato del sistema e acqua di scarto dall'altro lato del sistema. Nel mio caso utilizzo un sistema a 4 stadi, che significa che ci sono in pratica 4 diversi materiali filtranti, di cui uno è costituito dalla membrana osmotica che si trova sempre all'interno del tubo più grande. Gli altri 3 stadi sono invece costituiti da altre tipologie di materiali filtranti, come ad esempio microsedimenti, carboni attivi oppure resine di altro tipo, che servono ad eliminare tutte le sostanze di scarto dall'acqua man mano che questa scorre all'interno del sistema. Quello a cui dovreste fare attenzione è riconoscere da quale lato del sistema esce l'acqua filtrata e da quale invece l'acqua di scarto. Come potete vedere, infatti, dalla membrana osmotica escono questi due tubi. Uno di questi, come detto, è quello per l'acqua di scarto, l'altro invece è quello per l'acqua filtrata. In generale, il tubo con l'acqua di scarto è quello che ha questo riduttore, che serve a mandare in pressione l'acqua all'interno del sistema e forzare quindi l'acqua a passare attraverso la membrana osmotica. Diciamo che in generale utilizzare acqua filtrata ad osmosi inversa piuttosto che acqua di rubinetto è fortemente consigliato, perché comunque l'acqua del rubinetto contiene già disciolte delle sostanze che vorremmo evitare di aggiungere in acquario, per esempio nitrati, silicati oppure disinfettanti come ad esempio il cloro, che comunque infastidiscono i coralli oppure vanno ad irritare le mucose dei pesci o comunque facilitano la crescita di alghe. Ricordate inoltre di sostituire i materiali filtranti secondo le tempistiche indicate dal produttore, e questo perché comunque i materiali filtranti non hanno durata illimitata, ma col tempo esauriscono la loro efficacia e vanno sostituiti. Detto questo, direi che per oggi è tutto. Se il video di oggi vi è piaciuto, ricordate di lasciare un bel like. Noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video. Ciao!